Buonasera cari amici di Prima Serie A, eccoci qui ritornati come ogni venerdì su Teleprima dopo una settimana ugualmente negativa per il Napoli, sconfitta contro l'Atalanta, non è bastata la vittoria contro il Granada, eliminazione dall'Europa League e quindi gli azzurri che si devono tuffare con corpo e anima nel campionato e siamo già praticamente quasi alla vigilia del derby contro il Benevento. Prima di tutto però sigla. Eccoci qui ritornati dopo la nostra sigla, facendo mente locale effettivamente un'altra settimana bella pesante per il Napoli, anche perché proseguono ovviamente le voci sul futuro anche di Gennaro Gattuso. Ne parleremo questa sera con gli ospiti di Prima Serie A, come sempre Giovanni Caudiano, buonasera. Ciao Alessia, buonasera a tutti. Ed è stata una settimana bruttissima. Esatto, l'ennesima direi. Purtroppo sì, è il momento che non è felice. Ormai ci ridiamo su perché non possiamo ma fare io ti dirò di più. Io ieri sono riuscito a guardare la partita cenando, che per me è una cosa impossibile, perché ormai c'è un po' di rassegnazione, che non è una bellissima cosa. Ne parleremo tra pochissimo. Vi presento anche il nostro super ospite di questa sera, Gerardo De Ioanni del Sannita. Buonasera. Buonasera Alessia e grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Giovanni, inizio subito da te, visto che avevi introdotto un po' le sensazioni. Esatto, e la rassegnazione di questa settimana anche dal punto di vista del tifoso azzurro, eliminazione dall'Europa League per il Napoli. Analizzando un po' la partita, il Napoli ha avuto la fortuna di trovare subito il gol che ha dato anche una certa speranza che la rimonta ci potesse essere, sì. Poi ha subito il gol. Secondo tempo Gattuso ha cambiato qualcosa anche di importante, ma la rimonta non è stata completata. Alessia, il problema è che c'è molta confusione. C'è molta confusione, si va avanti per tentativi e arrivati a gironi di ritorno di campionato avanzato, che è iniziato, insomma, sono passate alcune giornate, è inconcepibile. Adesso indubbiamente c'è la scusante delle assenze, Covid, infortuni, ma propongo un quesito. Se contro l'Atalanta bisognava difendersi perché era una partita difficile dal punto di vista dell'attacco bergamasco e quindi poteva l'esperimento di giocare a tre avere un senso, può una partita dove devi recuperare due gol di scarto partire con una difesa a tre? Cioè, è una difesa a tre peraltro molto male assortita. Sperimentale. Sperimentale, diciamo. Perché Koulibaly a sinistra, insomma, Maksimovic che veramente, io uso questo termine perché non voglio essere offensivo, è inguardabile. Cioè è un giocatore completamente inguardabile, perché poi molti gli occhi si sono appuntati su Rahmani, ma Rahmani ha giocato poco, è giovane, è messo in condizione invece quando ha giocato il Napoli secondo tempo a 4, ha tenuto bene la posizione. Quindi è da capire questa cosa, cioè come si può pensare di fare un esperimento di questo genere in una partita dove devi recuperare due reti di scarto. Poi abbiamo avuto la fortuna, l'abilità, la capacità di andare in vantaggio. Si è aperto il cuore, penso, di tutti, perché andare in vantaggio dopo tre minuti vuol dire una partita che si è messa bene. Poi abbiamo avuto 20, 25, 30 minuti che sembrava che loro dovessero segnare e noi ci dovessimo difendere. Difendere che cosa? Cosa dovevamo difendere?
Poi il secondo tempo, sull'1-1, il Napoli ha fatto un secondo tempo che forse se l'avesse fatto il primo tempo, quel secondo tempo lì ci poteva portare al doppio vantaggio e forse la partita poteva avere un'altra piega. Però adesso, al di là della partita di ieri, al di là della qualificazione mancata, quello che bisogna chiedersi, ma questo Napoli perché? Ed è una delle domande che ho fatto a Faustino, a Canè, perché presenta questa differenza di rendimento tra primo e secondo tempo, o tra secondo tempo e primo tempo? Cioè, che cosa cambia? Cos'è che non va bene? Non è preparata bene la partita? I giocatori in campo, come dice Faustino, non seguono più l'allenatore? E perché poi lo seguono per 45 minuti e non per 90? Allora, tutto questo porta a una somma che può essere chiarita solo dicendo non c'è una società, una dirigenza tale da gestire la situazione. Perché, ribadisco, come stiamo dicendo nelle ultime settimane, il Presidente ormai è latitante. Ai microfoni ci va Giuntoli, che tutti dicono che ormai è in partenza. La voce alla società. Qual è? Non c'è al Non c'è momento. la voce alla società, non c'è un appoggio all'allenatore, non c'è un appoggio alla squadra. In un momento in cui invece queste cose forse servivano e servono ancora se si vuole ancora pensare di competere per l'Europa, perché attenzione, si parla del quarto posto, ma con quelli che camminano attorno, il Napoli potrebbe trovarsi fuori anche dall'Europa League. Certo. Quindi queste sono le considerazioni, diciamo, che vengono fuori da questa settimana. Poi mi auguro di essere smentito e che la settimana prossima si comincia a vincere, non si finisce più fino alla fine del campionato e si arriva terzi, quarti, magari ci metterei la firma. Gerardo, lascio rispondere a te sulla domanda del Napoli primo tempo versus Napoli secondo tempo e soprattutto una tua analisi sulla partita. Beh, io mi sento di condividere e sottoscrivere gran parte, insomma, dell'analisi di Giovanni. Perché? Perché evidentemente se devi cambiare in 2 anni praticamente due allenatori, c'è dell'altro. Non voglio pensare, non riesco a pensare che né Ancelotti né Gattuso abbiano le competenze, le capacità per portare una squadra a fare quantomeno il minimo sindacale, visti i valori in rosa, della rosa del Napoli. Quindi le problematiche sono molto più profonde, l'analisi deve essere più profonda e non deve riguardare appunto solo la guida tecnica, che comunque, ci tengo a sottolineare, sta commettendo degli errori evidenti, è in netta confusione, perché basti pensare, fare caso un po' alle dichiarazioni pre e post gara, prima nell'andata col Granada, prima sottolineò, insomma, fece forza e disse Gattuso che le assenze, che comunque ci sono, è un dato effettivo e innegabile, non dovevano rappresentare un alibi per la squadra. Nel post-gara lo utilizzò lui come alibi per la sconfitta. La difesa a tre, lui sottolinea come non abbia abbastanza tempo, date, insomma, il calendario fitto, per provare, per appunto far assimilare alla squadra il proprio modo di vedere il calcio. E a maggior ragione vai ad utilizzare un modulo nuovo, se non hai il tempo. Poi magari l'assortimento, diciamo, è obbligato, il momento in cui giochi a tre non ne hai più Certo. difensori centrali. Però io mi chiedo, Magoulam quindi poteva giocare, ad esempio? Sta anche molto No, io bene l'ho da visto, quello che cioè, si è secondo me, visto. cioè, noi vedevamo Infatti. tanti cross, e sottolineo la parola cross, non lanci o, diciamo, invii verso il centro dell'area avversaria. Tanti cross ben fatti da tempo, né Di Lorenzo né Mario Rui ne sono stati capaci. Quindi io sono d'accordo con Giovanni quando dice che il punto principale è andare a vedere il Napoli, intesa come società, che vuol fare da grande. Perché così, a me sembra che il tocco magico, quello che insomma ha fatto sì che Napoli negli ultimi 10 anni potesse essere la seconda, terza forza del campionato, sia venuto meno. Non sempre le ciampelle ti riescono col buco, evidentemente. E adesso bisogna capire come proseguire, a chi affidare un nuovo ciclo. E soprattutto che cosa si vuol fare? Se si vuol comunque legittimamente rientrare tra le prime quattro, ma già non sta riuscendo adesso, perché l'obiettivo era minimo. Certo. Il Napoli aveva appunto reso pubblico l'obiettivo del quarto posto, ma dentro di sé io sono assolutamente convinto, puntava anche a qualcosa in più, data la rosa allestita, almeno sulla carta. Però
Invece qui il rischio è serio, non tanto di non arrivare quarto, e ancora una volta concordo con Giovanni, secondo me il Napoli in queste condizioni non arriva nemmeno in Europa. E non c'è nemmeno la Coppa Italia quest'anno che ti salva, eh? L'anno scorso sei arrivato comunque settimo. Certo. Sei andato in Europa League tramite la Coppa Italia. Quest'anno sei uscito dalla Coppa Italia, dall'Europa League in modo davvero indecoroso, perché poi il Granada era sì una squadra che gioca in Europa, quindi una squadra a cui portare rispetto, ma una squadra in emergenza, se non, quanto il Napoli, se non di più, valori tecnici inferiori a quello degli azzurri. E difatti quando il Napoli ha giocato, ha deciso di entrare in campo in maniera diversa, poteva fare 3-4 gol, non c'è riuscito. Però il problema è, secondo me, natura riguarda la mentalità, di natura caratteriale, della personalità, oltre che tattico, perché è un problema tattico, cioè. Questa squadra perché quando decide di giocare, gioca, e quando decide di non giocare, non gioca. E questo è un limite, lo vedevamo anche con Ancelotti nella prima metà della scorsa stagione. In Champions giocavano, facevano risultato, fai 4 punti con Liverpool, poi vai a giocare con Lecce o col Brescia e devi fare le barricate per portare a casa una vittoria. Le problematiche effettivamente restano sempre le stesse, però devo dire che mi è mancata molto effettivamente, oltre i cross, anche la rimessa laterale lunga di Gulam. Che sono altri cross poi, eh? Esatto, esatto. Capite Alessia, faccio un'osservazione ancora una volta, credimi, che io ritengo, dal mio punto di vista, banale. Ma noi ieri abbiamo visto qualche calcio d'angolo, quando è andato a battere Gulam, messo bene. Esatto. Noi abbiamo, io non voglio parlare di Insigne male, perché qualcuno pensa che io ce l'abbia con Insigne. Penso. Io non ce l'ho con Insigne, però dico, Insigne va a battere i calci d'angolo, ma non lo batte bene. Lo vede un, scusatemi, lo vede un cieco. La colpa è del tecnico che non lo vede un cieco che non lo batte bene. Non si può permettere questa cosa. Cioè, io non si può permettere, un allenatore non può permettere che tutti i falli laterali vengano battuti male, dove noi perdiamo costantemente la palla. Il fallo laterale, la squadra avversaria, quando si rende conto di questo, si rifugia perché sa che poi dopo ci stringe e recupera il pallone. Cioè, sono queste cose che, banalmente, ancora una volta, sono cose che si provano in allenamento. E io un po' di tempo fa ho detto, ma si allenano o l'allenamento e la partita? Perché sembra a volte che il Napoli giochi facendo allenamento. Cioè, scolastico, come dire, quel fraseggio all'indietro è qualcosa che non si può sopportare. Noi non abbiamo difensori con i piedi buoni, capaci di impostare. Quindi come si può pensare di continuare a giocare e perdere le palle e subire gol puntualmente su ripartenze, che oggi si chiamano così, alla mia epoca si chiamavano contropiede, degli avversari che praticamente usufruiscono degli errori del Napoli per arrivare in area e tirare. Se noi andiamo a guardare 10 volte, 20 volte, 50 volte l'azione del pareggio di ieri del Granada. Ma la difesa com'è schierata? Com'è messa? Ma cioè, Simovic era, esatto, cioè, in una terra di nessuno, non marcava nessuno. Cioè, voglio dire, quello. Io poi sento i commentatori di Sky che dal mio punto di vista sono dei poveri cristiani, perché dire che quello è un grandissimo gol abbia una pazienza, ma insomma un giocatore che colpisce senza essere marcato al centro dell'area di rigore, voglio dire, che difficoltà può avere? Allora, come anche il gol che abbiamo segnato noi dopo 3 minuti, che squadra è il Granata che ci ha fatto fare quel tipo di gol là? Cioè, un giocatore che fa una percussione da centrocampo, arriva lì, scarta due persone che vanno tutte e due da quella parte là, nessuno, lui poi trova il corridoio per tirare e segnare. Cioè, noi ieri abbiamo perso, siamo usciti, abbiamo vinto la partita, ma siamo usciti contro una squadra di livello mediocre. In questo momento è nona nella Liga, ma non so neanche loro se rimarranno in quella posizione, perché è una squadra mediocre. E allora c'è da chiedersi, c'è qualcuno che vuole che le cose vadano così? Perché poi è normale, quando le cose vanno in questo modo, che pensarla male, no? Pensare tutto il male
peggiore che ci possa tutte essere. Le opzioni, perché, diciamo. Perché non, ripeto, non si può, non si giustifica il cambio di passo, non si giustifica il, come diceva anche il nostro ospite, non si giustifica il fatto di cambiare metodo di gioco 3, 4, 5. Cioè, non sono cose che si fanno a tre quarti di stagione, a due terzi di stagione, tre quarti, quando siamo. Cioè, allora, questo vuol dire che c'è una situazione di grande confusione, una situazione in cui la società latita e Faustino tra poco gli spettatori lo sentiranno, Canè ha detto molto chiaramente cose che chi poi ha giocato, ha conosciuto l'ambiente societario Napoli conosce bene e sono quasi certamente quelle che determinano questa situazione, una situazione nella quale si evidenzia la incapacità di una società di gestire una situazione di difficoltà. Fine oggi le cose sono andate abbastanza bene ed è stato facile, perché il problema è proprio nella difficoltà. Noi abbiamo avuto un altro periodo nella gestione De Laurentiis che è di questo tipo, quando l'ultimo anno di Reja, che poi subentrò Donadoni. Vorrei ricordare che Donadoni vinse forse una partita, se non ricordo, uno o due, se non ricordo male. Quindi noi rischiamo di fare la fotocopia di quella situazione. È vero, sono due squadre diverse, però rischiamo di fare questo, perché vuol dire che praticamente quando si perde il controllo della situazione vanno tutti a briglia sciolta, il che vuol dire che non si è più una squadra, non si è più un gruppo, non si è più coesi. Io ho sentito Giancarlo Corradini la settimana scorsa. Giancarlo Corradini diceva: bisogna vincere, vincere per i tifosi, che non ci sono peraltro allo stadio, ma immagino come me tutti quelli a casa come saranno stati ieri sera. Tutti. È proprio quello, ma soprattutto il problema, è proprio, secondo me, il rammarico più grande è vedere come nel secondo tempo la squadra, anche tecnicamente, abbia dimostrato di poter giocare in maniera diversa, no? Un fraseggio più veloce, invece di quel tic tic toc, no, più verticale, come dice qualcuno, cioè, più verticale. Ma soprattutto invece Bakayoko la prende, la guarda, la migliora, vede com'è il pallone, no, per dire, no? E poi pensa se passarlo, nemmeno la passa, pensa se passarlo. Certo. La davano quasi di prima, è sembrato, rivedevo un Napoli, almeno una squadra più di calcio organizzato e comunque un fraseggio veloce e tendente ad attaccare, non a rimanere a stagnare nella propria, certo, metà campo. E allora questo che vuol dire? Che al netto, e sono d'accordissimo, dell'incapacità degli interpreti di fare quel tipo di calcio, perché poi nemmeno a centrocampo, tolto Fabian e Zielinski per qualità tecniche, Bakayoko, Demme non sono proprio, no, diciamo, dei gran cultori della materia. Quindi non puoi giocare quel calcio, secondo me, per la rosa che hai a disposizione. Ma comunque, al netto di queste difficoltà di base, hai dimostrato di poterlo fare almeno contro avversari nettamente, ma nettamente inferiori. Perché poi quando Napoli ha giocato, l'ha messo lì. Ma voglio ricordare una cosa, che quando abbiamo giocato con Sarri questo tipo di gioco dalla base, da dietro, che poi veniva avanti in un certo modo e si velocizzava nella tre quarti avversaria, avevamo Giorginho che col pallone, ma soprattutto è un organizzatore di gioco, che oggi noi, diciamo, un clone di Giorginho non l'abbiamo. È stata sottovalutata la cessione, certo, di Giorginho. Ma Giorginho è stato sottovalutato perché Giorginho ha rappresentato per il Napoli una grandissima plusvalenza. Sì, sì, però doveva essere sostituito, almeno sostituito, con un giocatore delle stesse caratteristiche, perché poi quel gioco che facevano avanti e dietro, no? Che si davano la palla e poi lanciava magari per Mertens in profondità, non lo puoi fare più perché nessuno ha quella capacità tecnica e nemmeno nella distribuzione del gioco. Ma sai, io ricordo un'altra cosa, per esempio, sempre nell'epoca De Laurentiis, Benitez a un certo punto, il secondo anno, voleva Mascherano, certo, e aveva anche un mezzo accordo, poi dopo sì, se lo fecero sfuggire dalle mani. Il Napoli riprese Davide Lopez, cioè è da trasecolare, cioè voglio dire, ma come lì si finì, può? La stagione finì con quell'acquisto, secondo certo me. Lì, a luglio finì la stagione del Napoli, ma non per il giocatore, perché no, poi alla fine, però, se io mi aspetto Mascherano, poi arriva Davide Lopez. Ma il discorso vale anche per esempio per Insigne probabilmente in questo tipo di situazione rende il 40-50% di meno di quello che potrebbe rendere, ma sta facendo un lavoro, certo, che nemmeno è il suo, perché poi se ci facciamo caso, sicuramente no, lui viene indietro, recupera palla, vuole fare quasi il regista perché sente la responsabilità.
Poi si rende conto dell'impossibilità di dare una mano determinante, perché poi davvero sono giocatori che io non credo in maniera più assoluta che siano o contro l'allenatore o comunque volutamente facciano male, ma sono nell'impossibilità di far bene, perché Insigne che dalla fascia sinistra, o comunque ha giocato seconda punta nel primo tempo, poi ha allargato, no? Sulla sinistra, quando è passato a tre davanti con l'ingresso di Mertens, viene dietro, deve driblare quasi i compagni di squadra, poi girarsi, guardare un po' se dal lato opposto può fare il solito lancio per il taglio di Lorenzo o di Politano. Ma c'è un passaggio in questo, adesso lo sentiremo, Canè, dice proprio questo, dice i giocatori non credono più nell'allenatore, ma non nell'uomo, non credono più nel tipo di gioco che l'allenatore vuole da loro. Non è successo con Ancelotti, né più né meno, perché a livello umano si vedeva che ci tenevano anche ad Ancelotti. Però per tanti risultati mezzi e mezzi, pareggio con l'Atalanta 2-2, quella fu una partita particolare perché Napoli meritava di vincere. Lo 0-1 col Cagliari, che quella è una partita dominata, hai mancato tante occasioni e hai perso la partita. E poi piano piano vedi la vetta, che quell'anno lì l'obiettivo era lo scudetto, o comunque competere per lo scudetto, vedi la vetta sempre allontanarsi e inconsciamente dici vabbè, nemmeno quest'anno posso lottare, o meglio, quest'anno non posso lottare, però, errore ancora più grande, sono talmente forte che almeno quarto io ci arrivo. Difatti arrivi però settimo. Vedi, io sono un ancellottiano. Giusto breve, così andiamo con l'intervista, perché altrimenti siamo lunghi. Però voglio dirti questo, il Napoli di Ancelotti aveva... Carlo stava cercando di velocizzare e di verticalizzare l'azione del Napoli. Sì, io sono d'accordo. No, molti giocatori non volevano fare quel tipo di gioco. Un inciso, io sono ancelottiano anch'io, sta convinto. Per inciso, si poteva giocare a Napoli solo 4-3-3 e Insigne poteva fare solo l'esterno a sinistra. Sì. Un limite riconosciuto da lui, perché lo voleva far diventare un attaccante totale. Certo. No, si è rifiutato. Siamo d'accordo. Benissimo, su questa dichiarazione mandiamo prima un po' di pubblicità e poi ritorniamo subito per l'intervista a Faustino Canè. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ottimo cibo, un locale di design e calda accoglienza. Questo è Vega Food, il luogo ideale in cui fare colazione, pranzare, bere un aperitivo, trascorrere momenti di relax. Vega Food, bar, ristorazione, gelateria, cioccolato artigianale, prodotti locali d'eccellenza. Aperto dal martedì al sabato dalle ore 6 alle 23, la domenica pranzo fino alle 17 e il lunedì fino alle ore 19.30. Vega Food effettua servizio da asporto e delivery. Basta prenotare chiamandolo 081 010 82 61. Vega Food, del gruppo Marican e a Carinaro, in provincia di Caserta, nella zona Asi. Info @vega-food.it. Eccoci qui, ben ritrovati a Prima Serie A, come al solito già stiamo sforando con i tempi, quindi andiamo rapidissimi, vi abbiamo già spoilerato con le parole di Giovanni che abbiamo raggiunto in intervista telefonica a Faustino Canè, l'indimenticato giocatore del Napoli che ha parlato veramente di tantissimi temi, anche delle problematiche legate al club azzurro, quindi ci ascoltiamo subito la prima parte dell'intervista. Buonasera Canè, come sta? Tutto bene? Tutto bene. Senti Fausto, parliamo di questa situazione che si è creata nel Napoli. Tu che sei un profondo conoscitore del mondo del calcio, ma secondo il tuo punto di vista cosa sta accadendo al Napoli? Cosa sta accadendo a questo spogliatoio che qualche mese fa sembrava essere una squadra, il Napoli, che poteva puntare in alto? La mia opinione, e non mi distoglierà nessuno,
e la situazione del Napoli è una situazione di base, una situazione completamente di base, cioè questo presidente ha fatto miracoli, ha vinto anche senza vincere, però si è portato i soldi a casa e questo è solo merito suo, perché si è messo la fascia, si è messo la sua dieta davanti per sostenere Napoli. Infatti gli hanno dato ragione. Sì. Solo che lui, non essendo un grande esperto del calcio, del gioco del calcio, il pallone ogni tanto si sgonfia. E lì si vede la vera società. Il Napoli non ha una società. Il Napoli non sa, i tifosi non sanno a cui rivolgersi, non c'è una sede sociale, anche i club che arrivano a Napoli, in trattativa, personale, compagno, non sa a chi si dirige, dove va a Mondragone, a fare che cosa? Là sono i campi di allenamenti, ci sono i tifosi, ci vogliono aggiornare, qui c'è gente, e questo fa tutto parte della base che dico io, qui c'è gente che non sapeva che la primavera del Napoli fa la Serie B. Sì. Ed è una cosa ridicola quando si è stato promesso certe situazioni per quanto riguarda il settore giovanile, e questa è tutta una base che non c'è. Sì. È chiaro che da persona intelligente qual è De Laurentiis, che lui per fare quello che ha fatto fin qui è veramente una persona intelligente. Però non ha capito che il pallone, finché rimarrà rotondo, girerà sempre. E non è che gira sempre per il verso giusto. Per il verso giusto. Con certo. Chiunque sia, con Real Madrid, col Bayern, col City, cioè con chiunque. Il Napoli ha fatto la sua prudenza di stare 10 anni in Europa alla grande, sì, con dei giocatori normale, senza avere un punto di riferimento, senza avere... lo dico proprio perché faccio il tifo per questa squadra, certo, alla quale io sono stato fra allenatore e giocatore una quindicina d'anni, la mia vita poi si è posterizzata qua, sì, il riflesso era dove io sono cresciuto professionalmente e ci tengo molto, però non vedo mai questi della radio, i nostri giornalisti napoletani, non dico quelli che vengono da fuori e vengono a fare, sai, i ruffiani senza conoscere il profondo di questa società, non lo so. No, ma ti capisco, Faustino, perché tu quello che dici è quello che poi accade tutti i giorni. Tu sei un uomo di campo, quindi hai vissuto, conosci bene la realtà. Senti, per... Sì, io volevo dire ancora di più. Dimmi, l'anno scorso, quando quella crisi terribile, è cominciata proprio da presidente, la partita che loro hanno fatto, dovevano fare, mi sembra, in Austria. Sì. Io ero in Brasile e seguivo come solito, no? Perché là arrivava ai tempi di Sarri, il giornale parlava del Napoli. Sì. Oggi nessuno, no? Non parla più, neanche con Ancelotti. Ma tu quando sei arrivato in Austria, presidente, sei andato in campo con un certo giornalista la mattina prima della partita e compagnia bella, io voglio vedere in campo Tizio, Caes, Imbroglio, tutto, con Ancelotti in panchina. Cioè Ancelotti non è l'ultimo arrivato, certo, è uno dei primi arrivati. Anche se non sta facendo quello che tu aspettava e che non poteva fare, perché questa persona ha operato sempre con dei grandi giocatori, e lì è il punto, perché l'allenatore per la sua bravura, per tutto quello che è, ti siede in banchina, non va in campo. E allora quando tu ti esponi in questa maniera, uno che, non lo so, i napoletani mica c'hanno l'anello sul mazzo, certo, tu stai dicendo che la formazione deve essere coerente, questo e questo, allora già lo ha fatto con anche la partita, non mi ricordo adesso come si chiama la squadra, però era, se non vado errato, era in Austria l'anno scorso in Champions.
L'anno scorso in Champions tu ti riferisci a quello che, all'episodio che è successo in Belgio quando lui ha mandato in tribuna. No. Ah, tu dici dopo? Tu dici dopo? Forse prima o... Ah, tu dici a Salisburgo, tu parli proprio della partita di Salisburgo. Quella che poi il Napoli comunque vinse. E lì iniziò la rottura di un po' di tutto, dello spogliatoio, la problematica con Haaland, che in quel momento era, non dico metà squadra, ma un buon quarto della squadra era lui su questo centrocampo. Certo, certo. Tutte queste situazioni qua che io modestamente, poi cambiando il discorso, non avrei mandato via, anche se il caro Haaland, paesano mio, ha sbagliato, però sì. Non è che se la moglie ti fa le corna e tu ti tagli a fare. D'accordissimo. Ma stava ancora qua, insomma, di un rapporto, non lo so, familiare, facevo, se anche lui fosse d'accordo, ma io penso di sì, perché lui a quel punto amava Napoli, certo. E era un leader di questa squadra. Senti Fausti, ma faccio un altro, andiamo un attimo poi quello che stiamo vedendo quest'anno nelle partite ultime, ma più o meno quasi tutto da 10-15 partite a questa parte. Che ti puoi questa... completare il discorso sulle basi? Sì, sì, pensavo avessi finito. Io penso che è una cosa elementare, ecco che io dico che l'intelligenza di Zalarelli qui viene a mancare tuttora, cioè di formare una società con minimo, parlo di tre dirigenti di calcio, sì. Dietro l'allenatore e davanti al presidente, tre, per non dire due. In questo momento, se c'era questo fatto da una decina d'anni fa, in Napoli sicuramente dimostrava altri risultati, ma sicuro, dico di più, il caro Sarri stava ancora qua. Certo. Io tifo lui perché ho visto delle meraviglie, con tutto che io a Sorrento ho vinto un campionato in Serie C e lui è stato mandato via. Però certo. Lui ha fatto 3 anni in questa piazza che ancora oggi la gente non credo che possa essere ripetuto quello che ha fatto. Ecco Giovanni, abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista proprio sulle problematiche che sì. Riguardano il Napoli in questo momento, problematiche che possono derivare, come già stavamo già analizzando poco fa, proprio da una struttura societaria che al momento sembra manchevole in tante cose, perciò non si riesce mai a fare quel salto di qualità che i tifosi ovviamente aspettano da tanto. Ma vedi, io ricordo l'altro anno, parlando con Enrico Fedele disse il Napoli non ha preso Ronaldo e ha fatto bene, perché insomma era un investimento forse eccessivo per il Napoli, per la piazza. Dice però a questo punto qui costruisci il centro tecnico, cioè realizza il centro tecnico. Cioè, diceva Enrico Fedele, un Ronaldo in meno, un centro tecnico in più. In più. È una osservazione questa, noi facemmo proprio un servizio in cui il titolo era più o meno questo, e Ronaldo, Fedele aveva ragione. Cioè, il Napoli non ha, De Laurentiis è un grandissimo amministratore, ma non ha costruito. Io faccio spesso una domanda così, ma senza tirare i piedi a nessuno. Dico, ma quando non avremo più De Laurentiis, che succederà? Intendo dire, se lui dovesse vendere la società... Dipende da chi arriva. Se lui non vuole più farlo, oppure insomma, si scoccia, che cosa accadrà? Che valore potrebbe avere domani di attrattiva il Napoli per una persona che viene qui e impianta e fa la società? Stiamo vedendo che adesso a Milano, all'Inter, c'è un problema serio con Zhang, perché praticamente hanno deciso di tagliare, Suning ha deciso di tagliare quei rami, diciamo, non secchi, quei rami che portano soldi, fuori soldi e rientri minori. Per cui la parte sportiva non, sicuramente verrà tagliata. E c'è una difficoltà a Milano a pensare ad arrivare alla fine di questa stagione.
forse qualcuno non l'ha capito bene, ma ci sono delle dichiarazioni che fanno capire che ci potrebbero essere dei problemi arrivare alla fine di questa stagione per l'Inter. Quindi parliamo di stipendi, di... Ora forse vinceranno il campionato e quindi certe si cose... Ma dovranno certo pagare gli stipendi, quindi poi punti per realizzazione... Poi dovranno pagare anche i prezzi. No, certo. Però insomma c'è questo tipo di problema lì. Figuriamoci qui che cosa potrebbe succedere. Beh, il problema del Napoli è più prospettico, nel senso in caso di una vendita di un campo di proprietà, appunto, dato che non è investito nelle strutture, è difficile. Il prodotto è diverso, ha un valore diverso, specialmente, non ce l'auguriamo, se poi i risultati sportivi dovessero peggiorare. Certo. Allora, se tu vendi un Napoli che comunque tra le prime quattro in Champions, quindi ha un parco giocatori comunque importante, te ne esci fuori in un certo modo. E è appetibile. Ma se poi parliamo di un Napoli decimo, undicesimo, e non ha nemmeno strutture da vendere, quindi nemmeno per De Laurentiis andrebbe bene, no? Quindi certo. Anche la sua uscita sarebbe in tono minore, anche un guadagno minore. Certo. Beh, a Milano il problema è molto più importante, molto secondo problema. Me. Qui almeno il futuro è assicurato, a meno che poi non si scocci De Laurentiis. No, vabbè, certo, io mi auguro però che... finanziariamente il futuro è assicurato. Io non voglio, non voglio dire che deve andare via. No, stiamo ragionando sull'ipotesi. Certo, certo. Proprio per quanto riguarda il futuro, abbiamo accantonato un attimo l'Europa League, ormai definitivamente per quest'anno. Gerardo... Sì. Si parla tanto anche del futuro di Gattuso, ne parlavamo un po' prima anche a microfoni spenti, ed anche del futuro di Giuntoli, non dimentichiamo, lo stavamo dicendo anche prima. Fatto sta che il match con il Benevento ormai alle porte, marzo è ormai alle porte, con la parte finale del campionato. Quanto conviene al momento al Napoli pensare di cambiare tecnico, ovviamente nel medio-breve periodo, e soprattutto se secondo te ha qualcosa già tra le mani, perché quello è il dilemma? Beh, alla seconda domanda rispondo in maniera molto facile. Secondo me no, nella maniera più assoluta. Non ha un'alternativa, altrimenti credo che Gattuso da tempo non sarebbe più sulla panchina del Napoli. Questo mi pare, penso di poter essere abbastanza sicuro. Poi magari lunedì veniamo smentiti. Magari lunedì saremmo smentiti. Anche perché poi, diciamo, dal lato Benevento è già capitato che il Benevento possa essere la bestia nera di Gattuso. Ricordiamo al suo esordio sulla panchina del Milan, il Benevento proprio in quell'occasione fece il primo punto in Serie A in maniera, diciamo, epica, con quel gol di Alberto Brignoli. Gattuso io credo che ormai non verrà più sostituito, non vedo proprio i margini, perché poi, come dicevi bene tu, siamo praticamente a marzo, ma chi viene? Cioè, al di là, magari perde, tra virgolette, perde con il Benevento e poi, ok, lo mandi via, ma chi prendi? Io non credo che ci sia un'alternativa. Il problema è che andiamo incontro a una serie di partite ravvicinate, perché adesso sappiamo il recupero con la Juventus quando ci sarà. 17 marzo. E c'è poi una sosta per le nazionali. Ma dopo ormai, se tu hai fatto male quelle tre partite, dopo la sosta. Però Gerardo, ti faccio un'osservazione. Io mi auguro di sbagliare, anche se devo dire una cosa. Eccola, lo dici. Se proprio dobbiamo perderla una partita, perdiamola proprio col Benevento. E io lo sapevo. Chiaramente, sottoscrivo. Se proprio dobbiamo perderla, anche perché aiutiamo quelli Giovanni, la sensazione è che gli eventuali tre punti a Napoli servono davvero a poco o nulla. Certo. Io ho questa sensazione. Gerardo, vadano a determinare poco alla fine. Ma ti propongo una possibilità, perché diciamo che questa è una possibilità. Il Napoli c'ha il Benevento, poi c'ha il Sassuolo, poi deve andare a Milano col Milan e c'ha poi il recupero con la Juve e poi la Roma. E poi la Roma. Allora, e poi la Roma fuori. Cinque partite. Allora, queste cinque partite, oggi, se noi dovessimo pensare di giocarle come abbiamo visto la partita ieri, io non so quanti punti riusciamo a fare. Ah, se è il primo tempo, esatto, non ne fai nemmeno uno, secondo me. Il primo tempo e il secondo tempo. No, ma... Secondo me, due partite te le giochi. Veramente se solo te le giochi, le altre... Però, Alessia, significherebbe perdere altri punti nei confronti di squadre che andranno forse meglio. Io credo che quindi potrebbe anche succedere che se domenica il Napoli dovesse malauguratamente perdere la partita, si potrebbe arrivare anche a una soluzione, perché il presidente forse a quel punto lì, non dico che sarebbe costretto, ma quasi. Perché certo, una scossa la deve dare. Se il Benevento e comunque, se Napoli dovesse perdere il Benevento e comunque, al netto di tutto ciò, diciamo...
che sta facendo bene in Serie A, in campionato, però è una squadra inferiore al Napoli, in quel caso probabilmente sì, però il problema secondo me di De Laurentiis è sempre lo stesso. O ha un accordo con un allenatore di seconda fascia che traghetti il Napoli, però davvero io non ne ho in mente nemmeno uno, cioè, perché nemmeno per dire Ballardini, che secondo me è sottovalutato, è occupato, nemmeno Iachini, per dire, proprio un'ipotesi paradossale estrema, può allenare perché ha iniziato la stagione con la Fiorentina. Io faccio una provocazione, lo facciamo spesso con l'amico e collega Saverio Quadrano, ma Luigi De Canio, che qui abbiamo conosciuto, sì, ma non potrebbe allenare 3 mesi questo Napoli? Luigi De Canio, secondo io l'apprezzo molto, secondo come tecnico, il mio punto di vista è un allenatore che ha delle grandi capacità. Come no? È stato poco fortunato. A Napoli è stato sfortunato, come perché no? Lui stava portando in Napoli un Napoli societariamente inesistente, col Berli, ricordiamo quegli anni lì, stava quasi portando in Serie A, ricordiamo che poi fallì quella partita con la Regina quando Mister Rastelli sbagliò diversi gol, attuale mister insomma, all'epoca attaccante del Napoli. Io questa provocazione la lancio. Però Gerardo, in questo momento serve anche una persona che abbia un forte carisma, perché in questo momento i giocatori, ma dato che il Napoli non vuole sposarsi anche per il quello futuro, è il problema, quello l'allenatore è il problema. Di forte carisma, comunque diciamo popolare al momento come tecnico, non, nulla togliere a De Canio, comunque non allena da qualche anno. No, certo. E non viene per 3 mesi. Certo. Magari non viene nemmeno De Canio, attenzione, perché certo. Io che devo fare per 3 mesi? No, Gigi forse... No, magari dico faccio un'ipotesi. No, Gigi forse verrebbe, io dico di più, guarda, se i giocatori si mettessero a sua disposizione, Gigi De Canio è uno che ha una... a chiamarlo per la settimana prossima, vediamo se ci risponde. Ma per me farebbe bene al Napoli Gigi De Canio, cioè non è una provocazione perché non ne ho tra i nomi che circolano. Una scelta razionale, diciamo. Per quello che ha fatto... la carriera, quello che ha fatto Napoli. Io penso che è un profilo che al nostro presidente non piace. Perché il nostro presidente generalmente ci ha dimostrato che quando ha fatto dei cambi ha cercato di mettere persone che avessero comunque una notorietà di un certo tipo. Sì. E questo è quello che mi sembra. Sì, soprattutto magari dopo un nome. Gerardo, io dico una cosa che purtroppo dico da sempre. Io non smetterò mai di rimpiangere il giorno in cui lui ha pensato di mandar via Carlo Ancelotti. Perché d'accordo. Carlo Ancelotti, se lui l'avesse fatto lavorare, doveva comprargli qualche giocatore. Forse doveva mandarne via qualcuno. E doveva mandarne via quello qualcuno. È più alto il dato. Certo, ma doveva mandare via qualcuno. Quasi tutti. Che erano anche d'accordo ad un certo punto a mandarli via. Soltanto che non c'è stata nessuna richiesta da altre parti. Ma probabilmente, paradossalmente, della mente si è iniziato a sbagliare quando è andato incontro agli umori della piazza, perché poi dobbiamo essere onesti, se nel 2018, dopo il quasi scudetto, mettiamolo così, il Napoli avesse venduto Albiol immediatamente, Koulibaly, Mertens, Calecon e Jorginho, ci sarebbe stato un modo rivoluzionario qui, no? Però invece avrebbe fatto bene. Forse avrebbe fatto bene. Come l'Inter posti di play, è la stessa no? cosa di Moratti all'Inter che sta dicendo. Un attimo, un attacco di cuore su questa dichiarazione, mentre vado a prendere una pillola, un po' di acqua, direi di guardare subito la seconda parte dell'intervista a Canè sul futuro del Napoli, prima di parlare del match contro il Benevento, guardiamo. Senti, detto questo, ci stavo chiedendo, questa differenza tra primo e secondo tempo che capita praticamente in ogni partita da parecchio tempo... Come te la spieghi? Ci può stare una spiegazione? Cioè questo rendimento che cambia tra un tempo e un altro? Ma io ho fatto l'allenatore in categoria inferiore. Se il giocatore non ci crede, ti rispetta ma non ci crede in quello che tu dici, è la fine. E questo sta succedendo a Napoli. Niente di più, niente di meno. Soltanto di capire che l'allenatore è un emergente, merita rispetto, conosci la materia, è altro che. Però quando c'è una situazione del genere, allora tu, allenatore, devi cercare di mascherare, ma non come sta facendo Gattuso. Io ieri mi sono messo a ridere quando mi viene a dire gli arbitri ha fatto giocare poco. Certo. Insomma, no, a quel punto lì sto zitto e continuo a lavorare per creare la
stima dell'ambiente e la stima del giocatore, perché in qualcuno di loro non lo crede più in quello che lui dice. Certo. E poi devo dire un'altra cosa sensata nel calcio di oggi: se io sono una mezzala non posso andare a fare il portiere. Una volta sì, una volta anche Maradona poteva andare in porto perché era un fenomeno, ma oggi se tu non cerchi di guidare quando le cose poi non vanno bene, però io non ti devo distogliere della tua possibilità di fare bene cambiando la posizione. La posizione, perché è proprio questo stiamo mancando. C'è poco da fare. Senti, a proposito di questo, ma tu che hai giocato, che è stato allenatore, che hai visto grandi giocatori, questo gioco che parte dal basso, ma sei d'accordo che in realtà poi è un gioco che non possiamo tanto fare perché i nostri difensori non sono dei buoni palleggiatori? Questo è elementare. Purtroppo il tatticismo italiano sta riportando indietro questo benedetto calcio italiano, che non lontano di una ventina di anni fa, con Sarri, inventore del gioco moderno, con ancora prima con l'allenatore del Milan. Tu dici Sacchi? Sacchi, che insomma ha cambiato il modo di giocare anche in prima categoria, dalla prima categoria alla Serie A, sì, sì, alla nazionale, e oggi questo tatticismo è diventato, sai, pericoloso. Sì. I risultati sono negativi, più qui abbiamo adesso solo due squadre, non in Champions ma in Europa League. Sì, chi sta dominando il campionato oggi è una squadra che è stata è stata devastata della Champions. Certo, certo. Sì, il calcio è... La Juve che si prepara da 2-3 anni per vincere questa benedetta e non ce la Champions non riesce. Sì, sì, ma il calcio italiano in campo internazionale, il calcio italiano va male. Sicuramente sì. Senti, vediamo di trovare comunque un lampo positivo. Ieri ha rimesso il piede in campo Mertens e pare che anche Osimhen possa rientrare quanto prima. Con il rientro soprattutto di Mertens, probabilmente almeno in attacco ci potrà essere qualcuno più attento, più con i piedi buoni, che possa migliorare la fase realizzativa. Sei d'accordo? Ma come esperienza ti dico questo: noi non possiamo adesso appellarci per quelli che stanno fuori, perché c'era un protocollo ben preciso prima di iniziare il campionato, che sarebbe senza pubblico la prima cosa negativa nello sport in genere. Giocare in questa maniera qua, ma nemmeno quando noi giocavamo a 10 anni in periferia c'era i vecchietti che ci venivano a vedere. E quando non c'era, che pioveva e compagnia bella, eravamo a disagio. Allora, questa qua è una situazione per tutti, perché è inutile che io tiro avanti dicendo, sai, ci alleniamo male, ma sono tutti, perché il protocollo è quello: si gioca ogni 3 giorni, e quelle che sono le partite in più sono quelle che sono in Europa, sia in una Coppa o nell'altra. Poi c'è la Coppa Italia, che sono tutti valori aggiunti. Perché? Perché c'è sempre la questione di denaro, sì, perché la gente non commenta. Perché si dispera quando il vari padrone dice, ma se io non entro in centro non posso più fare questo, se io così, se io non vinco la Coppa Italia, perché? Ci sono i bonus per i giocatori, ci sono i bonus per la società, dati delle federazioni, e logicamente c'è una importanza incredibile. Però la gente non discute questo, la gente vuole vedere la palestra. Certo. Ieri, se si passava il turno, sai, il Napoli andava, questa è una questione dell'ambiente, si andava in cielo. Certo. Come ha vinto la Coppa Italia, io non
vecchio conduttore dei derby del Napoli, però non era nemmeno la Juventus che la conosceva. Certo, certo. Senti, senti Fausto, chiuderei questa... questo intervento, questa chiacchierata come sempre molto lucida con te, parlando dell'allenatore abbiamo già parlato, però tu pensi che a questo punto sia giusto cercare un cambiamento o vale la pena comunque a questo punto lasciare le cose così e finire la stagione come con lui in panchina? No, un cambiamento con un futuro sì, se ci fosse un allenatore che lui ci crede e con futuro e con una certa personalità in questa città, praticamente io non voglio fare il nome, però penso che lui lo sappia di questo. Se cambia con traghettatore, no, assolutamente Gattuso rimane al suo posto e qualche cosina verrà bene e spero che finisci bene, perché la decisione di non confermare Gattuso il presidente già ce l'ha in tasca, ma da tempo, da dopo l'incontro famoso a Capri, sì, che Gattuso sì, non ha voluto fermare e di lì è scattato. Queste sono questioni di base, perché se Gattuso c'ha questi uomini dietro a lui che tratta calcio, calcio sia locale che internazionale, sì, con una società che si chiama Napoli, perché noi siamo fieri, no? Quando si dice Napoli c'ha 6 milioni, 10 milioni di tifosi nel mondo, e tu arrivi a Napoli, ma dov'è la sede di Napoli? No, non c'è. Non esiste. Il settore giovanile dove posso andare a vedere? Non esiste. Certo. Ragazzi, se arrivi in Spagna, se arrivi in Brasile e va là il Flamengo ieri, ha vinto il campionato brasiliano, sì, perdendo, perché il suo avversario che doveva vincere ha pareggiato in casa, mm-hmm, il Flamengo è andato fuori casa, festa pazzesca, stanno ballando ancora. Lo so. Ma c'hanno delle basi, c'hanno le società alle spalle. Certo, c'hanno una storia, una tradizione. Parlerò sempre di questo perché, ma oggi anche per fare, se tu non c'hai le basi non puoi creare una famiglia. Va bene Fausto, io ti ringrazio, ti saluto e ti auguro buonissime cose. Adesso con la seconda parte dell'intervista possiamo proiettarci davvero nel prossimo turno di Serie A, ve lo leggiamo: rinviata Torino-Sassuolo, sabato alle 15 Spezia-Parma, poi ancora Bologna-Lazio, Sampdoria-Atalanta, Verona-Juventus, Crotone-Cagliari, Inter-Genoa, Napoli-Benevento domenica alle 18, Udinese-Fiorentina e la sera 20:45 di domenica Roma-Milan. Allora, posso dire una cosa? Certo. Cioè, io non faccio pronostici. Esatto, questo. Però se il Bologna e la Sampdoria fanno il lavoro che devono fare e il Napoli vince il derby, ci ripigliamo. Esatto, sarebbe un ottimo quadro di prospettiva. Prima di tutto chiedo a Gerardo, il Benevento come arriva a questo derby? In maniera, diciamo, vive un momento totalmente diverso da quello del Napoli. Non tanto per i risultati, perché comunque... diciamo, nemmeno il Benevento riesce facilmente a vincere, perché la vittoria manca dalla gara contro il Cagliari, la vittoria esterna alla Sardegna Arena, però ovviamente anche in questo caso l'analisi deve essere un po' più approfondita, perché devi andare a valutare quali sono state nel frattempo le avversarie. Il Benevento, l'unica partita che ha sbagliato e che ha perso ma non doveva perdere è quella dell'uscita contro il Crotone, finita 4-1 per gli uomini di Stroppa. Lì ha sbagliato e paga ancora un po' di conseguenze in classifica di quella sconfitta. Per il resto, perde contro Atalanta e Inter mi sembra del tutto comprensibile e accettabile. Pareggiare allo stesso modo contro Sampdoria, Torino, Bologna, ancora di più contro l'ultima, la Roma, risultato esatto, eccezionale, anche per come è venuto, perché è stato strameritato dal mio punto di vista, in 10 per oltre mezz'ora. Grande, cioè, carattere. Carattere, organizzazione di gioco anche. Un'organizzazione di gioco eccellente e devo pubblicamente fare i complimenti a mister Inzaghi, perché
di fronte a un tecnico, secondo me, allo stesso modo valido come Fonseca della Roma, è stato capace di non permettere alla Roma di fare il proprio gioco, di imbrigliare appunto tatticamente l'allenatore portoghese, chiudendogli tutte le fonti di gioco. Perché la Roma, che di solito palleggia, fraseggia nella tre quarti avversaria, non ha avuto palla in quelle zone. Veramente è stato compatto, corto, pressing, maledetto pressing, anzi benedetto poi per come è andato a finire, e ha fatto molto bene, anzi, addirittura all'ultimo, con Teglio in contropiede, poteva anche gestirla meglio e poteva scapparci il risultato. La vittoria. E mi sa che farà la stessa partita anche contro sì, il Napoli. Deve fare, esatto. Deve vabbè, fare. Però è comprensibile e certo, anche ammissibile. Ma io dico di più, forse al Benevento mancano, a parte la partita di Crotone giocata così, i due punti col Torino. Certo. Perché i due punti col Torino li avevi fatto, avrebbe, veramente in questo momento il Benevento sarebbe a 27 punti, sarebbe tranquillissimo. Più 12 sul terz'ultimo che è qua. Però io penso che anche nella politica del piccolo passo bene. Il vantaggio del Benevento rispetto al Napoli è che invece parliamo di una società coesa, equilibrata, dove ognuno fa il ambiziosa, suo ruolo, e dove il presidente, anche senza fare proclami e senza fare cose, interviene puntualmente, è presente, non fa mancare alla squadra la sua presenza e il suo intervento. C'è un senso di appartenenza. Assolutamente. Io voglio condividere in pieno, anzi a completamento quello che diceva Giovanni. Basti pensare, il Benevento perde 3-0 contro lo Spezia in casa, ma l'umore generalizzato nella piazza, ormai nella piazza virtuale che sono i social, no? Sì. Non essendoci più la possibilità di andare allo stadio, non è trapelata mezza parola sul futuro, sulla panchina di mister Inzaghi da parte niente del Benevento. Mezza, invece, diversamente dal Napoli, che praticamente ha diffuso egli stesso certo i dubbi sul futuro di Gattuso, parliamoci chiaro, no? Invece lì no, non c'è stato nemmeno un attimo un dubbio. E questa ma è la gestione societaria. C'è no? un passaggio di Canè proprio su questo che è importante, perché Canè dice la rottura di rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è avvenuta a Capri quando lui non ha voluto firmare il contratto di prolungamento con le clausole. Ma lì si è capito che la cosa non andava a buon fine, perché non puoi impiegarci 4 mesi per mettere una firma. E quindi Gerardo, che cosa stiamo dicendo? Quando è successo questo? In estate? Prima che iniziasse il campionato? Sono d'accordissimo. Come si può costruire una stagione con quel presupposto? Giovanni, io ho chiaro in mente il momento quando De Laurentiis uscì dal Consiglio federale, mi pare, una questione di Juve Napoli, e gli chiesero di Gattuso, in quel momento aveva difficoltà all'occhio, e a me le risposte di De Laurentiis sembravano quasi un invito a Gattuso a dimettersi, era una scusa, perché diceva è un grande conoscitore di calcio, è un grande mister di qua di là, però adesso non può allenare in queste condizioni, che volete da lui, purtroppo non può allenare. Gattuso a Sky rispose a De Laurentiis dicendo mi avevano fatto passare per morto. Certo. Non a noi. Certo. Sì, quindi, se le sono dette attraverso. Però tornando un secondo sul Benevento, io credo che, anzi mi dispiace che purtroppo alcuni giocatori del Benevento che ci tenevano particolarmente a giocare questa partita, faccio ad esempio il nome di Letizia che comunque è recuperato, sarà tra i convocati, ma non partirà dal primo minuto perché appunto non dovrebbe. Non, ma quasi sicuramente è fuori da tanto tempo, dalla partita col Milan del 3 gennaio, allo stesso modo non partirà dal primo minuto, vedremo se sarà convocato Riccardo Improta, che ha avuto un problema muscolare, invece sarà della partita Pasquale Schiattarella, che è il vero leader caratteriale e tecnico della squadra di Inzaghi, e che è quello che manca al Napoli, certo, un regista, un metronomo, con quelle caratteristiche, ma anche caratteriali, scusate il gioco di parole, come no? Perché poi in campo fa sentire la sua presenza, assolutamente, con i piedi, ma soprattutto con la testa. Siamo perfettamente d'accordo. Giovanni, qualcuno il Napoli l'ha recuperato fortunatamente, abbiamo visto Gulam, abbiamo visto Koulibaly, adesso si dice, Mertens, Isai, Demme, Ospina, quindi... Sì, Ospina io non ne farei a meno, ma comunque... Non è urgente come cosa. Lo facciamo riposare un altro. Io lo farei riposare fino alla fine del campionato e farei giocare sempre Meret, perché secondo me, secondo il mio punto di vista, Meret è un portiere di... Io lo ritengo superiore a Donnarumma. Ma comunque è un investimento, a questo punto, almeno... Ma guarda, ti dico una cosa, Gerardo. È giovane, io, no? Che io dica che Meret è superiore a Donnarumma ci può stare, perché tutti parliamo, vabbè, tutti possiamo dire. Ma me l'ha detto Zoff.
Zoff mi ha detto che secondo il suo punto di vista Meret è superiore ma, e ci possiamo anche, credere anche se allora, fosse inferiore a Donnarumma allora è un patrimonio che, del Napoli sì certo. Ma insomma se lo dice Zoff che no, certo, voglio dire, voglio dire che ci si può credere certo. Insomma, ci fidiamo però infatti. L'ultima cosa che dico no tu devi dire il pronostico il non pronostico te ne esci col pronostico del derby no certo. No non lo faccio non lo faccio il pronostico no l'ultima cosa che dico è che bisogna ascoltare con attenzione e sui social ci sono anche su YouTube le parole di Capello a Sky dove lui ha detto il nostro calcio a livello internazionale è ormai diventato un calcio di seconda schiera perché è vittima del tatticismo e vittima del non saper affrontare determinate partite in campo internazionale. Stiamo parlando di uno degli allenatori italiani più bravi e più vincenti, uno di quelli che durezza quando era necessaria, amicizia con i giocatori relativa e solo in casi sporadici, che ha saputo gestire situazioni difficili. Se Capello dice questo, vuol dire, e poi i dati lo confermano perché Milan è passato per il rotto e la cuffia, la Roma aveva un compito facile, il Napoli è uscito, in Champions quasi certamente uscirà la Lazio perché con 4-1 l'Atalanta non so se riuscirà anche fare il miracolo, non so neanche la Juventus se quella partita in casa con il Porto sarà proprio così facile come alcuni la dipingono, quindi perché non pensare un attimo, soffermarsi a pensare che il calcio italiano in questo momento è veramente retrocesso. Ultimissima per Gerardo, chi potrebbe fare la differenza sia per il Benevento che per il Napoli? Bella domanda. La differenza purtroppo avrebbe potuto farla Iago Farke, ma ancora sfonda Benevento, ma si è fatto male di nuovo, quindi non riesce a trovare pace per i problemi fisici che lo attanagliano ormai da mesi. Dico che potrebbe farla, io dico il centrocampo del Benevento, quindi mi riferisco chiaramente ai Temai, Schiattarella, e poi vediamo se confermerà Viola con Ionita esterno, trequartista, tenendosi Roberto Insigne in panchina. Questa poi non è una bocciatura per Roberto Insigne, perché è un modo per Inzaghi di tenere un jolly, un'alternativa. L'ha spiegato. No, lo dice sempre, lo dice sempre. Sì. Perché altrimenti chi metto poi? No, ma l'ha spiegato proprio, ha detto io la partita con la Roma mi volevo giocare No, ma lo dice da mesi, giustamente, avesse avuto Iago, che era l'alter ego di Insigne, certo. Uno dei due sarebbe partito dal primo minuto e l'altro sarebbe subentrato. Quindi io credo il centrocampo del Benevento, si riesce a fare la solita partita, potrà mettere... Poi dipende chi giocherà nel centrocampo del Napoli, in grossissima difficoltà se la coppia sarà Fabian Bakayoko per i ritmi lenti, il passo compassato che hanno, la vedo nera. Tu credi? Io ho timore che il centrocampo del Benevento ci sia superiore. Spero solo una cosa, guardando dal punto di vista Napoli, che avendo giocato 30 minuti invece di 10, perché Mertens ha giocato per esigenza mezz'ora, abbia la possibilità di giocare un tempo almeno a buon livello e Mertens è quello che potrebbe risolvere qualche problemino in potrebbe, fase. Però, ha giocato anche bene. Sì, però si vede che non è... Certo, sì, gli manca. Giustamente, sottolineo. Però potrebbe, insomma. Sì, sì, sì. Altrimenti poi parliamo di Insigne, Mertens, quelli sono i giocatori... O Politano potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Benevento, perché? Perché sarà assente Click nella difesa di Inzaghi, quindi potrebbe essere costretto a spostare Barba centrale, perché Caldirola ancora non è proprio al meglio, e in coppia con Tuia. Vediamo un po', se si sposta Barba centrale giocherebbe Fulon terzino sinistro e certo. Politano, piede invertito, che taglia verso il centro del campo, verso potrebbe la essere, potrebbe essere un pericolo, rappresentare un pericolo per la difesa del Benevento. Comunque le abbiamo dette tutte. Abbiamo detto tutto e forza Politano, se è la speranza del Napoli. Le abbiamo dette tutte. Benissimo, noi siamo in chiusura, grazie mille Giovanni Gaudiano. Grazie a te, grazie a tutti, un saluto ai nostri telespettatori. Grazie mille anche a Gerardo De Ioanni, buonasera. Buonasera Alessia, grazie a te e buonasera a tutti. E intanto vi do appuntamento come sempre alla settimana prossima per Prima Serie A ogni venerdì alle 21:30. Buon weekend e buona Serie A.